Ciao bestioline, finalmente siamo a casa! E come prima cosa stamattina sono andata nel mio orticello, che mi era mancato tantissimo. Oni è tutto contento. Siamo tornati a casa. Finalmente mangia, ieri appena siamo arrivati si è fatto tutto il giro del giardino di corsa. Nel mentre, scusate il rumore, ma ho il ventilatore acceso perché fa veramente caldo. E niente, non c'è niente di più bello che starsene a casa propria. Oggi però devo mettermi dietro a editare e sistemare tutti i video delle ferie. Sono arrivata. Ciao bimbo! Ciao! Ho già preparato i primi 12, se non sbaglio. Mi mancano tutti gli altri fino ad arrivare al giorno 22. Bimbo? Ciao! Ciao! Ciao, sei contento di essere a casa, eh? Stanotte ha dormito in mezzo a noi, come non faceva da prima della partenza, visto che noi dormivamo sopra. E appena successa una cosa strana. Questo signorino qui, che adesso fa finta di niente, era sdraiato proprio qua sul divano, mentre io stavo tirando fuori della roba da qua per sistemare i vari legumi che ho comprato in Puglia. Quindi mi sono girata, ero qui che facevo le mie cose, ma tempo avevo 20 secondi neanche, mi rigiro, lui era sdraiato nella stessa identica posizione, ma con un panino enorme in bocca. Oni, sei evaso da qui, sei andato a casa della nonna e gli hai rubato il panino che doveva mangiare a mezzogiorno? È falso? È falso? Com'era il panino che ti sei ingurgitato con foga? Mamma mia, guardate le costole, poverino. No, no, è stato meglio tornare prima. Abbiamo anticipato il ritorno di una settimana, ma meglio così perché lui non poteva continuare a stare in giro in quelle condizioni. Quando va in giro non mangia, quando viene qua va in casa degli altri, fa irruzione e ruba i panini. Abbiamo caldo, eh? Abbiamo tanto caldo. E adesso io ho già sistemato il frigorifero, adesso ho tutta quella roba lì da sistemare nei vasi. Wow, ce la posso fare. Eccoci qua. Ho finito di sistemare per il momento la mia dispensa del secco. Con un'abbondanza di fave. Queste qua sono semplicemente seccate e sfogliate, queste qui invece sono seccate, sfogliate e salate. Queste si mangiano così, mentre queste qua sono per il purè di fave. Quindi ci sono vari taralli, varie mandorle, cose buone. Oh, e niente, sono già stanca. Ci vediamo dopo.